un artista locale, proprio veneziano, che è legato a doppio filo, sia per motivi di lavoro sia per motivi di cuore, da questo teatro. È un cantautore, noi lo accogliamo con un grande applauso, Guido Marzolati! Grazie a lui, perché la ora di farsi largo ha scelto un'altra via rispetto a quella più battuta. Eccolo qua. Allora, il nostro Guido, che pianin pianino mi raggiunge qua sulla attenzione, facciamo crollare niente. Buonasera, ciao. Ti agevolo, ecco il trespolino. Allora, tu sei di casa qui perché? Cominciamo dal lavoro. Allora, da lavoro sono responsabile dei figuranti del teatro. Ho fatto prima figurante qui per tanti anni e per tante prove luci sono stato qui fermo immobile a pensare esattamente a questo momento. Quindi insomma, cioè, l'emozione c'è, perché un po' il teatro, un po' questo luogo che magari adesso tu vivi, insomma, al centro del palco come protagonista, ma c'è un altro motivo delizioso, insomma, che ti lega alla felice. Sì, perché sono nato praticamente grazie a questo teatro. I miei genitori suonavano in orchestra, si sono conosciuti qui. E io ho suonato anch'io musica classica, poi ho incontrato questa che mi ha cambiato un po' la vita e per un'altra strada, forse un po' più lunga, però a modo mio sono arrivato qui. Che bello, insomma, bello, si può fare molto. Suggestiva. Vedo che se da una parte, insomma, porti dietro elementi tradizionali, insomma, l'armonica come molti cantautori folk, la chitarra, vedo che c'è anche un tocco di grande informatizzazione. Tutto questo. Sì, non mi sto guardando la partita. Me le scrivo, me le suono, me le canto, ma poi me le dimentico, anche per cui ho il testo, per sicurezza. Fai bene perché non si sa mai. Cosa ci presenti, cosa ci fai ascoltare, lo lascio dire a te, io poi ti annuncio ed evaporo. Suono The Night Alone, che è una canzone del mio primo disco. Benissimo, e allora accogliamo con un applauso, ascoltiamo Guido Marzolati, grazie. Into their hate. Time.
the wood flowed away.